Salve web spettatori di NanoTV, siamo con Maurizio Parolisi, consigliere comunale di maggioranza, iscritto nel partito dell'API. Votato il bilancio, è arrivato anche il suo voto, polemiche con l'opposizione. Ne vogliamo parlare con lei proprio per fare un chiarimento su questa vicenda che ha visto anche dei manifesti dell'opposizione contro di lei. Sì, intanto buongiorno. Il primo dato che voglio registrare per quanto riguarda per un volantino che mi è capitato così fra le mani, una specie di volantino che mi è capitato fra le mani, Un attacco durissimo dell'opposizione. certo, che poi non l'hanno trasformato in un manifesto, se così lo vogliamo definire. Questo perché loro confondono sempre una questione personale con la politica. Infatti in questa specie di volantino loro hanno detto che io mi sono allontanato, forse per uno scatto di orgoglio dall'aula consiliare. Parliamo della vicenda del 31 maggio durante il voto del Esattamente, bilancio. 31 maggio, mi sono allontanato per uno scatto di orgoglio e poi sono stato ricondotto puntualmente dalla maggioranza, dai componenti della maggioranza in aula. Questo è praticamente falso. Perché? Falso perché praticamente loro sanno bene, perfettamente, che io vivo momenti particolari in famiglia, quindi ho problemi particolari e personali che non devo spiegare adesso perché loro lo conoscono perfettamente, perché non è Quindi lei si è capitato allontanata per questioni personali personale, sì. e siccome il consigliere è importante, ovviamente è ritornato. Ritornava, certamente, però ecco, allora hanno utilizzato questo, e non è solo nel primo consiglio comunale che mi sono allontanato anche nelle riunioni che ho avuto con loro e scusandomi perché avevo questo tipo di problema e che mi dovevo andare, quindi loro conoscono bene la mia questione personale. Strumentale quindi secondo lei questo punto? Cioè, certo, strumentalizzare questo punto personale per avere uno scopo politico, per me questo è un atto di vigliaccheria pure e vera. Quindi su questo si devono vergognare assolutamente perché io potevo subire gli attacchi politici in materia dei secondi punti, posso rispondere benissimamente, E andiamo ad ma sul analizzarli, fatto quindi. personale questo proprio non ci piove, quindi praticamente hanno sbagliato, sono falsi e vigliacchi. Voglio invece analizzare i punti successivi. Mi dicono che io, ho fatto un manifesto con il quale denunciavo la mancanza di un pluralismo democratico e di una maggioranza retta da una logica di non fare. Bene, io questo l'ho scritto, l'ho fatto. Questo termine gli è piaciuto molto a un esponente dell'Udeur Popolare per il Sud, tant'è vero che l'ha voluto rimarcare nel manifesto in questa specie di volantino. Allora, Che cosa questo. dice su questo punto? Perché Allora, lei su questo questo. manifesto l'ha fatto, quindi poi ha Certo. cambiato opinione, oppure che cosa vuole Allora, precisare? dopo in una precedente intervista, ho chiarito che la questione con la maggioranza, perché infatti sono veri, così cioè praticamente si prendevano delle decisioni senza coinvolgere la maggioranza, perché questo fatto mi dava fastidio. E quindi lei l'ha segnalato. Questo l'ho segnalato io stesso perché Certo, vedevo dei certo. comportamenti. Oggi invece sono stato seduto nelle file dell'opposizione per pochi mesi, 3 mesi, ma è la stessa cosa. È uguale, cioè utilizzano la stessa logica ancora peggio. Infatti, voglio dire solo qualche evento, giusto per far capire, nel Consiglio Comunale all'improvviso il consigliere Firmani si alza e propone, cioè dice che la minoranza si allontana dall'aula, abbandona l'aula, non ci sa il Senza motivo, concordarlo, lei senza dice. concordarlo. Io potevo dire di sì oppure no, però all'improvviso, cioè che senza concordare niente, la Quindi minoranza lei si critica allontana. anche questo metodo della minoranza. Perché È certo. E per poi è due ritornato in volte, maggioranza, consigliere? Prego. perché nella seconda volta invece praticamente in occasione della votazione del Presidente del Consiglio la minoranza deve votare scheda bianca, per quale motivo questo io non l'ho capito, sempre all'ultimo motivo, all'ultimo momento. Quindi dice Quindi lei non c'è collegialità di non c'è, scelte. no, ancora peggio rispetto a quelle che c'erano nella maggioranza, che poi i toni si sono appianati e quindi ci sta la scelta collegiale adesso, dopo la mia, protesta. Bene, cioè quindi lei poi ricostruiamo un attimo la vicenda. Lei è stato eletto nella Sì, maggioranza. sono stato eletto C'è nella stato un maggioranza. momento critico che lei ha segnalato pubblicamente anche con dei manifesti, insomma Esatto, con delle lo commenterò anche interviste, questa parte. però poi dopo ha chiarito, ha detto io rientro in maggioranza e voterò, diciamo, i documenti che mi Che mi piacciono. piacciono, esatto. Per quanto invece riguarda le gravi difformità del consuntivo 2009 e nell'assestamento al bilancio 2010, cose che io ho detto, le ho rese pubbliche e non le nego perché a mio avviso esistono ancora,
Ma il bilancio e non lo scontrino fiscale come lo definisce un consigliere di minoranza, perché il bilancio non è uno scontrino fiscale. È il documento più importante del comune. E invece per qualcuno è uno scontrino fiscale, bisogna andare a fare la spesa ai supermercati e gli presentiamo lo scontrino fiscale. Quindi io penso che il bilancio deve essere letto anche sotto l'aspetto politico. Certo. Allora, nessuna norma, questo lo posso già finora stabilire, che nessuna norma tributaria stabilisce che la maggiore entrata debba essere spalmata in più anni, perché per il principio del bilancio, il principio dell'universalità del bilancio e il principio dell'annualità non ci concede questa cosa. Ma, certo. Ma per volontà politica la maggiore entrata della TARSU, visto che c'è stata ridotta la TARSU del 14%, a mio avviso doveva essere ridotta ulteriormente un ulteriore 27%. A mio avviso. Però questa cosa è stata chiarita, il sindaco ha spiegato che praticamente loro conservavano delle risorse per eventualmente potevano capitare delle cose, delle emergenze, quindi. La TARSU va spesa soltanto per la TARSU, non è che non si può fare un ulteriore utilizzo. Ci può essere un problema. Il problema è questo, che loro hanno, cioè che la maggioranza ha deciso di spalmare questi maggiori entrate TARSU in più anni, perché in prossimità della riduzione, per evitare un aumento della stessa, forse anche raddoppiato. Certo. Questa è una volontà politica che va rispettata, io non la condivido, perché avevo detto... Lei non l'ha condivisa e l'ha segnalata. E l'ho segnalata, e lo segnala ancora, non è che... perché io rimango di quell'idea, non è che ho cambiato idea su... Lei dice una semplice critica non può essere interpretata diversamente. Diversamente. Un altro dato che voglio segnalare, hanno dimenticato di scrivere, e lo dico io, perché se l'hanno dimenticato lo dico io, che io ho votato favorevolmente a una commissione d'inchiesta per far luce sulle festività natalizie 2009. Ho chiesto una serie di documenti, perché io sono per la trasparenza, il mio voto è ancora favorevole, cari colleghi consiglieri di minoranza, non li nego, assolutamente. Cioè, lei sta facendo delle battaglie personali, cioè, quindi una linea, secondo lei, insomma... normalmente di opposizione in certi casi su alcuni punti, però sul bilancio ha ritenuto che fosse un documento importante. Sono stato sempre critico nei confronti della maggioranza, l'ho detto quando stavo seduto nelle file della maggioranza, che con criticità stavo in quelle cose, l'ho detto anche quando sono stato nelle file dell'opposizione. Non le neghi, io sono sempre Maurizio Parolisi, non è che sono Maurizio adesso e domani sono Nicola, sono sempre io, quindi non... Cosa vuole chiarire? Poi ancora diciamo hanno dimenticato che io sono un consigliere comunale attento ai problemi sociali. Infatti voglio ricordare allora che sono l'unico consigliere che sia quando sono stato seduto nelle file dell'opposizione che nelle file di maggioranza ho fatto delle proposte della modifica dell'articolo 8 per quanto riguarda i regolamenti dei contributi a favore delle fasce deboli. Hanno dimenticato questo fatto qua, che è stato poi votato favorevolmente da tutti quanti. Hanno dimenticato che io sono l'unico consigliere che ha fatto delle proposte, degli emendamenti, delle modifiche al bilancio di previsione, non allo scontrino fiscale, caro consigliere di minoranza. Al bilancio di previsione ho presentato 3 emendamenti per la modifica. Io sicuramente, visto che mi hanno accettato i 3 emendamenti, non potevo votare negativamente, visto che ho proposto la modifica e me l'hanno accolta. Assolutamente. Che poi tra l'altro sono delle modifiche che prevedono un contributo economico alle fasce deboli. Io sono sempre attento ai problemi sociali, quelle che dovrebbero fare un po' tutti i consiglieri, sia quelle di minoranza che quelle di maggioranza. Su quali altri punti più l'attacca l'opposizione? Voglio rispondere a qualche domanda che hanno fatto. Chi lo ha ingannato? Chi lo ha spinto? Chi mi ha ingannato? Io prendo le mie decisioni autonomamente e intellettualmente, senza essere ingannato da nessuno, perché ritengo di essere una persona capace di prendere decisioni autonome. Forse con l'appoggio, con l'aiuto di consigli, questi consigli li accetto, ma non significa che li prendi in considerazione. Lei dice si è confrontato, certo. Gli ha trovato giusto la sua posizione. Chi lo ha spinto? Un'altra domanda. Sì, sono stato spinto dal mio senso di responsabilità, dal mio impegno morale preso nei confronti dei miei elettori in primis e della cittadinanza tutta, perché io... Cioè, e su questo devo ringraziare il consigliere del Prete, il quale mi ha saputo consigliare, mi ha saputo dare delle cose, e per cui mi ha portato a scegliere, cioè ancora di più, di fare la mia scelta, quella che ho fatto. Perché lei in quei giorni ha parlato con amici, colleghi della maggioranza, con colleghi dell'opposizione, per scegliere liberamente. Liberamente, esatto. Benissimo. Io sono sicuro che i consiglieri, che i partiti che hanno sottoscritto questa specie di manifesto, non hanno ancora digerito la sconfitta.
non l'hanno digerito ancora e utilizzano, lo ribadisco, utilizzano qualsiasi mezzo pur di mandare a casa l'amministrazione. Non ho visto nulla di concreto che hanno fatto i consiglieri di opposizione, nulla. Voglio concludere con una frase che mi è piaciuta tanto, che ha utilizzato il consigliere Firmani, per sottolineare il disprezzo totale ed assoluto nei confronti del consigliere Massara, che non era andato via dal suo partito, ma era scappato dal suo partito. E in via, diciamo, ufficiosa mi aveva detto che quel partito prepara i pregotti, si fanno le riunioni al di fuori, dice, al di fuori della sede, poi fanno il pregotto e poi lo portano là. E ognuno deve accettare quel pregotto. Ditemi questo se questo è un pluralismo democratico. Se questo è. Voglio concludere con questa frase: guarda e passa. Benissimo, la ringraziamo per tutto il tempo che ci ha concesso. È ovvio che chi si è sentito tirato in causa in questa nostra discussione può replicare. Vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e boxisus.it. Grazie.